Se hai aperto questo video, molto probabilmente non hai un wifi molto potente e di solito su Fortnite ti trovi in questa situazione qua. Ebbene, da come hai letto dal titolo, oggi andremo a vedere come poter migliorare la tua connessione internet per appunto diminuire il tuo ping. E ciao a tutti ragazzi, come Officinite che vi parla, da come avrete letto dal titolo, oggi andremo a vedere come poter migliorare il proprio ping e di conseguenza come poter migliorare la propria connessione internet. Prima di cominciare con il video, ragazzi e ragazze, vi rimbordo come al solito che se volete supportarmi al massimo lasciare un bel like e iscrivervi al canale è tutto quello che potete fare per appunto supportarmi, e diciamo che se lo fate mi rendete veramente tanto tanto contento, quindi fatelo per favore, fatelo, perché così io vi manderò un bacino a casa se vi iscrivete al canale. Vi chiedo anche di lasciare magari un commento qua sotto e oggi vi faccio appunto una domandina. Ditemi qua sotto nei commenti che cosa vorreste vedere sul canale, un video qualsiasi ragazzi, fatemi, voglio che siate voi a decidere, esprimete la vostra opinione e ditemi quale, che se vorreste vedere gameplay, altri tutorial, altre cose magari varie, non so, cioè altre cose, ma ditemi tutto quanto qua sotto nei commenti, ditemi che video vorreste vedere qua sul canale ed io appunto cercherò di accontentarvi il più possibile. Detto questo raga, non aggiungerei nient'altro, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a vedere come poter migliorare la propria connessione e di conseguenza come poter diminuire il proprio ping su PC. Bene ragazzi, i passaggi da fare sono pochi e sono veramente molto ma molto semplici. Molto semplicemente dovete andare qua sotto nella descrizione del video e dovete scaricare il pacchetto che appunto vi lascio qua sotto nella descrizione. Una volta che lo avrete scaricato, ce l'avrete qua sul desktop in questa maniera. Sarà un pacchetto .rar, dovrete aver scaricato WinRAR per appunto poterlo estrarre. Ed una volta che appunto avrete scaricato anche WinRAR, facciamoci un tasto destro sopra e clicchiamo su estrai qui. Una volta fatto, sarà apparsa sul nostro desktop questa cartella con sopra scritto DNS Jumper. Noi dobbiamo appunto andare ad aprirla e dobbiamo andare ad avviare il programmino che appunto ci sarà al suo interno. Una volta che si sarà avviato il programma sarà molto ma molto semplice, ovvero lo troveremo in questa maniera qua. E noi ragazzi adesso cosa dovremo andare a fare? Appunto questo attraverso questo programma dovremo andare a modificare i nostri server DNS. Che cosa sono i server DNS? Diciamo che sono i server a cui si connette la vostra rete internet e magari si connette a un server che non è il migliore, che non è magari il più veloce disponibile nella vostra zona. Magari ce n'è uno più veloce, potete connettervi a quello e di conseguenza oggi andremo a fare proprio questo per poter migliorare la propria connessione. Quindi ragazzi, all'interno del programma dovremo spostarci nella sezione DNS più veloci e qui dovremo andare a cliccare su avvia test DNS. Una volta che appunto avrà finito di fare il vostro test su tutti i DNS da voi disponibili, potrete notare i vari DNS che appunto da voi saranno i più veloci. In questo caso ragazzi a noi interessa il primo risultato, che appunto è il DNS che è più veloce nella nostra zona. Andiamo quindi a cliccarci sopra e dobbiamo andare a cliccare su applica DNS. Ci verrà inviata una notifica da parte di Windows con sopra scritto DNS modificato con successo. Possiamo appunto andare a chiudere anche il test del DNS e quindi ragazzi adesso avremo cambiato i nostri server DNS e appunto avremo anche migliorato la nostra connessione di rete. Fatto questo, non ci rimane nient'altro che chiudere il nostro programmino. Un altro consiglio che vi posso appunto dare per migliorare la vostra connessione internet è di collegare il PC alla rete con un cavo Ethernet. Un cavo Ethernet è quel cavetto, quello che avete attaccato al modem che fa wireless in tutta la casa, no? Quello che avete attaccato al modem, non staccate quello, mi raccomando, se no il wifi poi vi va a puttane. Comprate un altro di questi cavi qua, costano che ne so 5 euro su Amazon, lo trovate lungo 3-4 metri anche da 5 euro, quindi ragazzi conviene. Compratevi appunto un cavo Ethernet, lo attaccate al computer, lo attaccate poi al vostro modem e vedrete che il vostro wifi sarà molto ma molto più veloce. Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo video, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia appunto migliorato il vostro ping e la vostra connessione di rete. Se così fosse, mi raccomando, vi invito a lasciare un bel pollicione in su, ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi appunto nessun nuovo video e anche a commentarmi qua sotto appunto dicendomi che cosa vorreste vedere qua sul canale e anche dicendomi appunto di quanto vi ha migliorato la vostra connessione di rete. Vi invito anche a condividere il canale con tutti quanti i vostri amici, perché da come avete notato, se siete già da un po' qua iscritti al mio canale, avrete notato che stiamo crescendo veramente molto ma molto in fretta. Quindi se anche voi fate la vostra parte condividendo il canale a tutti quanti i vostri amici, saliremo sempre ma sempre di più e vedrete che arriveremo piano piano ad un traguardo sempre più grande. Detto questo ragazzi, io non aggiungerei nient'altro e noi ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!